Paolo, direttore generale di Infocamera, nel suo intervento lei ha fatto riferimento ai ritardi del digitale e quindi all'impatto che questi ritardi hanno per la nostra economia. Ce lo spiega meglio, per favore? Sì, il riferimento a cui ho fatto è quello dell'indice della digitalizzazione che si chiama DESI, un indice europeo che viene fatto ogni anno e che proprio quest'anno ci ha visto ancora per il secondo anno consecutivo 25esimi su 28 paesi, quindi siamo fanalino di coda per quelli che sono i parametri della digitalizzazione, dall'utilizzo di internet alla presenza di infrastrutture digitali. Quindi come stanno reagendo quindi il nostro paese ai temi della digitalizzazione. Quindi 25esimo su 28 ci fa capire che noi non possiamo più continuare ad avere un approccio evolutivo, ma dobbiamo avere un approccio quasi come si dice in americano, disruptive, dobbiamo fare dei balzi in avanti, perché continuare a crescere così piano vuol dire anche gli altri paesi si stanno muovendo. Per cui, nonostante noi si è fatto molte cose in questi 2 anni per il piano triennale della digitalizzazione, quindi l'agenda digitale sta andando avanti, con risultati concreti, no? Anche in termini proprio di innovazione del paese, pensiamo ad esempio all'identità digitale, quindi allo speed con cui ogni cittadino può accedere ai servizi. Però, ecco, come dicevo prima, anche gli altri paesi vanno avanti, quindi noi dovremmo fare qualcosa di più. Chiedo scusa, è impreparata la struttura o è impreparata la popolazione? Ma io le vorrei parlare delle imprese, no? Perché chiaramente poi un paese si muove quando evolve il sistema produttivo. Noi abbiamo da questo punto di vista una serie anche di differenze notevoli con l'Europa. Abbiamo 6 milioni di imprese, mentre paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra hanno imprese molto grandi, ma quindi molto meno imprese e più grandi. Noi ne abbiamo tantissime e tutte molto piccole. Però positivamente abbiamo un Made in Italy che è il terzo brand nel mondo dopo Coca-Cola e Visa, quindi vuol dire che comunque riusciamo a contare, no, nel mondo con queste 6 milioni di imprese. Però a questo punto far capire l'importanza del digitale a così tante imprese è veramente difficile, quindi diventa proprio un problema di cultura digitale. Qualcuno parlava che avremmo bisogno di un rinascimento digitale, quindi programmi a lunga scadenza partendo soprattutto dai giovani. Perché l'assurdo è che, per esempio, una situazione di questo tipo per i nostri giovani è da una parte la più grande opportunità che possono avere. Pensate ai millennials, no? Che nascono già con il digitale ormai nel DNA, e dall'altro ci sono le nostre imprese che sono indietro tantissimo, quindi è una combinazione eccezionale per loro, però siamo anche, è inutile dirlo, il paese dello status quo, dove non si riesce, per esempio, a fare un cambio generazionale nelle imprese. Abbiamo più del 15% delle imprese al comando over 65, e quindi capite bene, da una parte abbiamo i giovani con la più alta percentuale anche qua in Europa dei NEET, no? Quelli che non stanno lavorando, non stanno facendo formazione, quindi il 24% in Italia contro il 12-13% in Europa. Ecco. Noi dovremmo far sì che questi siano poi i giovani che invece hanno le possibilità di insegnare il digitale a chi oggi, come le nostre imprese, sono molto indietro, imprese magari padronali, appunto, in cui il passaggio generazionale può rappresentare un momento di grandissima difficoltà. Questo ritardo noi lo scontiamo soprattutto quando ci affacciamo all'estero, quando le Assolutamente. imprese italiane si affacciano all'estero. Sì, perché oggi, ripeto, senza il digitale, oggi la presenza su un sito web, la presenza di fare e-commerce, poter esportare appunto questo nostro brand, no, del Made in Italy in tutto il mondo, diventano caratteristiche essenziali per sopravvivere, e non averle quindi diventa automaticamente una condanna a chiudere in tempi brevi.